Radio Studio Blu presenta Pop Box con Giuseppe Spataro.
Immaginate una scatola piena di colori, di libri, di strumenti musicali, di quadri e statue. Immaginate di aprirla e sentirne l'odore, l'essenza. Questa è la scatola di Pop Box. E buonasera a tutti quanti, ritorno a Pop Box, ovviamente nel 2020, quindi oggi prima puntata del 2020, dato che appunto siamo nel 2020, vi faccio più i miei sentiti auguri, quindi di un buonissimo anno all'insegna dell'arte, assolutamente. Oggi avremo ospite Emilio Milani, un regista, devo dire, molto particolare, che insomma dopo andremo a così scambiare quattro chiacchiere con questo regista e devo dire ci aprirà veramente un mondo tutto suo, devo dire un mondo molto affascinante. Ovviamente non dovranno mancare le curiosità dal mondo dell'arte, anzi ne ho già pronte un bel po' per voi, ma prima di tutto ci gustiamo la musica, perché ho preparato per voi una playlist incredibile questa sera. Iniziamo immediatamente, parlo dei Yomo no Ko e questo brano è Wild Heart. Thank you.
Beh, siamo partiti veramente alla grandissima questa sera con Yomonoko Wild Heart, questo è il brano. E allora, parliamo immediatamente di arte, ragazzi, perché? Perché vi do le prime curiosità, sempre dal mondo dell'arte. Non tutti sanno che le banconote, ovvero ogni banconota dell'euro, rappresenta uno stile di arte differente. Quindi questa è la prima curiosità, addirittura quella classica fino ad arrivare, quindi dall'arte classica, fino ad arrivare a quella contemporanea. Altra cosa molto interessante, un artista inglese ha costruito l'intero castello di Harry Potter, ovvero l'intero castello di Hogwarts, usando solamente, immaginate, i fiammiferi. Quindi immaginate che lavoro ha fatto questo artista. Ci stiamo avvicinando, tra l'altro questa, come dicevo prima, è la prima puntata del 2020 di Pop Box, la scatola dell'arte. Io ne sono veramente fiero, qui insieme ai miei soci Rita, Frank ed Eleonora, di aver praticamente messo su questa fantastica realtà radiofonica che si chiama Radio Studio Blu e aver creato ovviamente un programma come Pop Box. Tra l'altro state sempre in ascolto, state sempre sintonizzati, anche perché a breve ci saranno diverse novità che riguarderanno un po' il palinsesto, i nuovi speaker e così via. Comunque detto ciò, vi faccio ascoltare altra musica. Vi parlo dei Cardinal Line, un gruppo insomma che fa un po' di industrial, un po' di gothic, un bel miscuglio di rock, ecco. Cardinal Line, e il brano in questione è On the Edge.